Ha detto a Issima che volessi tornare con me, che lui è sicuro. Esatto, sono qui stato per lui processato. Va tutto qua! Tutto mio. Come? Ha detto che la prima impressione è quella più importante, allora ho detto insieme così, poi il resto si vedrà. Ciao a tutti, questo è mio. Ciao ragazze! Ciao ragazze, quello è tuo, il mio niente, scusate, È la questo mi lascia. cultura, se la La dieta cosa. è zero, è zero calorie, Ah, non ci giusto, si. acqua zero, tè zero, tutto zero a casa mia. Buongiorno ragazzi, benvenuti, buongiorno, cosa sto dicendo? Ciao ragazzi, anche oggi abbiamo un ospite speciale che è un po' fuori inquadratura. Sorpresa. Sistemiamo subito l'inquadratura che altrimenti non ci sei praticamente. Sempre lo stesso ospite speciale, Nile! Mi è piaciuta tantissimo l'idea del mukbang insieme, come lo dici tu? McBang. McBang. E oggi faremo appunto un mukbang McDonald's con Neil e io gli farò le domande che voi tutti gli avete fatto nel video che abbiamo girato assieme nell'ex boyfriend tag. Ho ordinato, inutile che. Ordinato, Come si vede? allora. Sì che si vede. Allora, ho Allora, ordinato. questi come a casa di Nicole, tutto a zero, cioè In che senso ancora a casa di Nicole è tutto a ancora a zero? zero, cioè questo Perché non scatolo. sapevo? No. Perché se prendevo la C'è veramente Coca-Cola. qualcosa dentro, pensavo che ero No, è zero. Intanto ci sono È anche i zero. gelati e il milkshake in frigo, by the way. No, comunque ho preso un po' di roba a caso. Perché ho pensato quando viene Neil. Io ho preparato tutta la lista, ma non volevo prendere niente di quello che ho detto tu mi hai io. detto. Non è vero! E Guarda vabbè, anche vai a scegliere due Non cose. è vero! Tu mi hai detto. Ti ho detto cosa vuoi che ordino? Cosa vuoi che ordini? E tu mi hai detto quello che vuoi, tanto io mangio tutto. Sì, E ma io io ho ordinato quello che volevo, se poi cambi Ma io idea. pensavo che erano dei challenge che Allora, ordini tutto il menù e ti arriva no, quello tutto. l'avevo già fatto, dovevo arrivare prima. Allora ti ho preso Double Cheeseburger, 6 Chicken McNuggets. Non ho preso per te i Chicken McNuggets. Infatti ti prenderò i tuoi. No, ne ho solo 4. Ma perché Allora, 4 poi. non sei? Non so, c'era il menù da 4, ho preso 4. Ah no, ho preso 6, guarda. 6. Abbiamo Almeno 6 Chicken McNuggets. vabbè che Facciamo non hai preso quello da vedere. 20, ma almeno Facciamo 6. vedere. 6 Chicken McNuggets, ragazzi. Eccoli qua, poi li Spero che non vedete. è l'unica cosa che ha preso per me, perché sennò No, comincio ho preso a anche il chicken burger per te o per me, chi lo vuole se lo mangia, l'ho preso senza salsa. piangere. Perché? Perché senza salsa? Perché ti fa Ti lascia? No, schifo? perché è piccolo. Ah. E piccoli, questi sono i panini. Poi ho preso un Mac Toast per me. Anche quello No, ho preso piccolo. un Mac Toast anche per Ok, se ne sarà te. Poi altro. ho preso per te il Mac Crunchy Bread Nutella, che l'altra volta abbiamo mangiato a McDonald's, ti è piaciuto. Quello guardi così che l'hai mangiato tu. Poi ti ho preso Big Mac. Guarda, questo è grande. Boh, forse lo mangio. Questo è grande. C'è scritto big. Come buco se lo mangio. No, questo lo mangio, E poi ho quello lo preso le vediamo. pepite, quelle col formaggio e lo speck. Patatine grandi. Ragazzi, prossima volta ordino io perché sta Scusa, scusa, ragazza perché cos'altro volevi? Patatine sempre a grandi. dieta, sempre stare Fai, attenta. l'hai fatto vedere il Big Mac? Allora nei mukbang devi far vedere il cibo. Ma non devo mangiare? Big Mac. Tu parli troppo, mangi poco. Sì, lo so. Poi ho preso un'altra di patatine. Ta-da! E un'altra ancora di patatine che era nel mio menù dei McNuggets. Si può mangiare? Sì, non ho fatto anche più. Oh. Adesso non ci allarghiamo troppo. Non ce l'hanno dato le Non c'è cannucce? la cannuccia. Niente. Io non faccio i video senza la cannuccia, l'ho detto subito. Se non c'è. Noi siamo eco-friendly. Iniziamo Allora. subito con le domande che ti hanno fatto da casa. Come hanno reagito i gatti quando ti hanno visto, specialmente gatta Stellina? Diciamo che hanno lasciato il segno. Cioè, nel senso, mi ha lasciato un camisino di peli. Sì, ho capito, ma loro vogliono sapere. Capite perché ci siamo lasciati? Dai, beh, vogliono sapere emotivamente se ti ha riconosciuto, se è venuta da te a La farti gatta sì, ma defusa. riconosciuto. Gata no, non risponde. Adesso non Ma non risponde. risponde neanche a chi conosce, non è Al richiamo vocale non che. Fino a risponde. poco fa la gatta era distesa su Neil a fargli le fusa Come come se non se ci fosse un fosse. domani, Sì, invece. da innamorata proprio qua. Quindi sì, direi di sì.
Sì, confermo. Carla, con me, sì. Anche Daniel dice sì. Dato davvero strano, tra un po' arriverà. Ma devo dire che la prima volta proprio che l'hanno visto, che non era il giorno in cui abbiamo filmato il video. Nel lontano, mille... No, sempre quello. Sempre che nel 1900 lo riconoscevamo. Comunque, l'ha riconosciuto subito. Mm-hmm. Ed è andata subito... è venuta subito da te, insomma. Sì, ti ha riconosciuto sì, subito. Sì. Non te la porta. Mi voleva far entrare in realtà. Sì, è venuta subito davanti alla porta. No. E si è messa lì a fargli le fuse, quindi siamo certi che l'abbia riconosciuto. Poi, anche non appena ti siedi, ti viene subito in braccio, non lo so come era una volta. Non è propriamente un McNeil di quelli che facevi tu, però diciamo che ti avvicina, dai. Un po'. No. I tuoi hanno... Sta miseria. Infatti ti dicono in tantissimi che gli mancano i McNeil. Anche a me. Non li mangio da un bel po'. Anch'io guardo i mukbang. Allora io mangio per farli contenti. Non guardi i mukbang? No. E te ASMR? Non ci piego SMS. Ah, pure a te. A sole. E che video guardi su YouTube? Io solo di ballo. Raccontiamo. Aspetta. Hai già anticipato troppo. Ti hanno chiesto in tantissimi cosa fai. Cioè, come mai sei andato a Bologna? Come stai? I tuoi hobby? Per fortuna di trovare lavoro a Bologna. Ho fatto il colloquio. Ma avevi cercato un po' in tante città o... In verità era ancora il periodo estivo, quando cercavo un po' tutti i tipi di lavoro, tipo anche lavoro stagionale, tipo ristorante, bar, qualsiasi cosa. Infatti le mie ricerche erano un po' per tutta l'Italia, specialmente per Napoli. Che volevo trasferirmi lì. Volevi andare a vivere a Napoli? Per la pizza di Sorbillo? Napoli, Roma erano le città più quotate, di la verità. Beh, sono bellissime. Anche Roma è bellissima. Però io preferisco la pizza napoletana. Like se anche voi preferite la pizza napoletana. Se preferite quella romana, commento. Ho fatto anche il curriculum qui a Trieste. In un'agenzia di Trieste collegata con quella di Bologna. Ha trovato un lavoro per me. E ti hanno chiamato là. Sì, di novità era una cosa un po' strana. Perché all'inizio ho fatto il colloquio tipo d'estate, la compagnia, cioè l'azienda è sparita, non sono fatto via, mi sono già dimenticato di quel lavoro lì. Dopo tipo a dicembre o forse a gennaio si fanno rivivi, faccio di nuovo tutto il step, 10.000 colloqui con la sede europea, quegli altri, cioè ho fatto tutto di più. È andato bene per fortuna e mi hanno preso, così a febbraio ho iniziato a lavorare. E questo però era... è stato un lungo periodo. Nel lontano 2017. Nel lontano 2017. Poi ti chiedono come ti trovi a Bologna, se ti piace. Città top. Specialmente perché mi ricordo un po' Aston, per il fatto anche che si può girare in bici. Non ci sono proprio piste anche ciclabili qua. Dappertutto. No, anche qua puoi girare in bici. Per rischiare la vita. Se vuoi essere tirato sotto da 6 macchine nel giro di un metro puoi farlo. Lì ogni tanto c'è qualche pista. È diciamo, più fattibile per più le fattibile, bici. Sì. No. No, la Lulema, per te non c'è niente. Per Lulema, per Lulema. Ma che, quando facciamo mukbang, quello è il posto di Gatto Denver. Scusa, Gatto Denver. Quindi non è contento. No. E poi cosa fai a Bologna? Racconta il tuo hobby. È il mio hobby? Sì. Ogni tanto andare a ballare. A caso, così. Successo qualche volta, ma siamo adesso esagerando. Ma come vai a scuola di ballo 10 volte al giorno? Questo è tutto colpa sua, perché... Mia! È tua. Quanto di com'è non ballavi, purtroppo. Anche se avevi questa grande passione. Mia, allora, mi ha sempre fatto vedere tutti i film, tutte le robe di ballo. Però non è mai andato ad iscriversi a una scuola di ballo, che era un peccato. E come scrivevo se non c'eri te? Cosa ci vado a fare io? Ma vieni a ballare con me? No, ma dove vuoi che vada? Mi hai detto che è colpa sua. A parte che non me l'hai mai proposto, magari ti avrei detto anche di sì. Guarda, quando ti chiedono, ma quando vorresti ritornare indietro per cambiare una cosa, modificare, per stare meglio? Vorresti vedere se ti dicevo sì. Sì, veramente, vorrei tornare solo per quello. Non me ne frega tutt'altro, cioè per delle altre cose, ma per questo sì. Forse proprio... sì, però non il tango. Perché Neil balla il tango, ragazzi. Balla il tango, sì. Neil, no, hai provato, dicevi anche a Gem. Però quando ci siamo risentiti che mi ha detto faccio una cosa che non indovinerai mai, e io... ballo. È vero che l'hai indovinato. Mi immaginavo.
Perché sapevo che era una cosa che ti piaceva sempre, però non sei mai andato, perché dicevi sempre sono scordinato perché sono alto, quindi sono scordinato, non ci vado, mi è alto 2 metri, ragazzi. Grazie, no. E quindi noto questa passione per il tango. Esatto. Ho provato tipo... Dai, facci vedere qualcosa, no, non ci fai vedere niente, ecco, se pareva. Boogie io boogie, ho visto un filmato proprio dopo averlo pregato, a Boogie Boogie. Dopo anche l'Indie Hop, è sempre sul genere, però in questo caso penso swing, o boh, non mi ricordo neanche io più. Ma è proprio questo per primo anno ho fatto 3 corsi, cioè Boogie Boogie, l'Indie Hop e dopo anche tango. Ovviamente alla fine ho deciso di continuare col tango anche perché mi occupavo così tanto tempo che non riuscivo a farne anche altro. Cioè già così è così, cioè nel senso fine settimana. Ah sì, poi ti chiedono, hai passato la quarantena a casa di Nicole? Sì. Ed è stata molto scortese, mi ha mandato a mangiare, sempre cose zero, senza calorie. Ma che stai a dire? Che stai a dire? No, è proprio termine. Cioè, proprio niente non mi ha dato a mangiare. Il fatto è che fare un video con Neil, voi vi incasina, cioè, la gente pensa di avere una chiarificazione sulle cose, no? Non so se esiste questa parola. La gente pensa di capire, ma non capisce ancora di meno, perché tu li incasini. Ma perché non sono anch'io veramente? No, non ha passato la quarantena a casa mia, ragazzi. In parte. Da che? Da quando? No, ci sentivamo, però non ha passato la quarantena a casa mia. Ma tu perché? Tu lo fai apposta, vero? Tu lo fai apposta per crearmi casini e tutte queste... Sì. E tutte queste... Vai, vai. Ragazzi, tutti sui sotto i commenti, scrivete tutto. No, non è vero, Nicole. No. Poi ti hanno chiesto, ti è mancata la gata? Tantissimo. Quando stanno anche a pensare, niente, sì. Il gatto Denver? Come ha reagito il gatto Denver quando ti ha visto? Come sempre non se l'è cagato. Il gatto Denver caga solo me. Gata? Scegli, gatto io Denver, lei. Gatto Denver, che sempre... Gatto Denver... Oddio, no. Io mi ricordo in mente una volta quando stavamo ad Amsterdam, tu ti sei messo da una parte, io dall'altra nel corridoio, perché gatta Stellina detesta i baci, cioè tu puoi farle tutto ma non devi darle i baci, li odia, e ti sei messo tu da una parte così, io dall'altra parte così, ed era tipo là che non sapeva dove andare, dove girarsi, gatta Stellina, gatto Denver corre invece per i baci, gatto Denver è... Cioè, darebbe baci e li riceverebbe tutto il giorno. Gatto Stellina odia. No, mi dico di fare saluto a tutta la mia scuola di tango e al mio maestro carissimo. Ciao, papi. Adesso, guarda, non ho parole. Tra te e mio papà che voleva salutare 30 persone, tu mi fai i saluti come in TV, guarda. Tutti quelli che conoscete, Bologna, compagnia bella, dai. A saluti ancora? No, non stai capito. Ancora salutando? No, ma io non lo so. Ma però nell'arco del video più volte, così anche se taglia. Ogni tanto. Ciao Manuel! Nel montaggio sono a tagliare. Oscar! No, non mi accado. Ovviamente saluto anche tutti i suoi. Smettila! I tuoi follower che. No, che sono tanto affezionati a te. Sono affezionati a me, infatti. Sono anche tuoi, in parte sono anche tuoi follower. Scusa, tu saluti la gente della sala da ballo, qua sono tutti impazziti che ti rivedono dopo 5 anni. E tu, ciao maestro di ballo, ma scusa! Oh. Ciao papi! Ancora. Oh. È vero? Boh. Ma cosa c'è? Boh. Non so, ma non è cipolle. Ha un odore strano. Cioè, cosa mi ha preso lei? Quello che c'era, che ne so, cos'è quello? Un double cheeseburger. Non mangio sti panini, per me è tutto arabo. Ho visto il video di Issima. Che cosa hai pensato? Grazie Issima. Un cuoricino per te. Ragazzi, ho parlato bene di me. C'è un scambio. Ragazzi, andate a tutti a vedere Issima, che è bravissimo. È gentilissimo, parla benissimo di me, per quello potete andare a guardare anche il suo video. Tranquillamente. Perché ha detto che era il preferito. Il sì, anche quello, sì. Il migliore? Ah, ok. Ha detto Issima che volessi tornare con me. Che lui è sicuro. Però non ti conosce, allora tanto bene. Sempre il discorso degli scorpioni, bla bla e compagnia, eh? Guarda, c'è ancora chicken burger. Io non mangerò. Ho tolto la salsa. Cioè, l'ho preso senza salsa. Salsa zero?
Vuoi un panino e un chicken burger zero? Un toast zero? È vuoto. Adesso che ti sei lamentato tanto che c'è poco cibo, adesso se non mangi tutto, non ti do il milkshake. Che poi lo fanno solo medio, ragazzi. Ma com'è possibile non fanno più grande? Noi lo prendevamo sempre grande. Io sono stra sazia, ragazzi. Ho mangiato i 6 chicken McNuggets, tutte le patatine e il toast. In pratica niente. Sì, sempre guardate, si mangiavo me. Niente, poi lievitavo. Non hai mangiato niente. Due, tre cosine, guardate qua. Posso pure buttarla in aria per vedere se la prendo. Vuoi lanciarla in aria e vedere? Vai. Sì. Vai. Vai. No, te la lancio io. Così. No, li lancio in aria. Ok, vai. Faccio io. Vai. Sì, ma non fino al soffitto. Dai. Sei tenta, più grande. Tiriti la lontana, sì. Stai attenta. Grande! Non sapevo che ti fossi allenato. Cosa hai fatto dei 5 anni che non ci siamo visti? Ma lanciavo pepite e mi atterravano in bocca. Bene. È mezzo chiuso, cosa hai fatto vedere? Vabbè. Come fa, ragazze? Visto che a tantissime di voi piace di brutto la barba, avete fatto i complimenti, come fa a piacervi che mangia tutta la roba sulla barba? Non si pulisce spesso. Vedo infatti come si è murato lo biscotto a pranzo. A pasto. Beh, di solito non è così esagerata, cioè questo... Guarda che la quarantena è finita. Ecco, da quando? Quando sei qua? Io sono qui già da mesi. Ancora? Smetti di dire robe che non sono vere per incasinarli. Volevo dire che il divano è tanto comodo, eh. Smettila. Smetti che poi ti credono. Magari ci credo anche lei dopo mi lascio dormire. Not understanding you since 2001. Ma ti do di grazie. Non ti capisco dal 2001. Ma tu devi toccare come se non ero granché. Eh? E infatti... Non lo faccio apposta che proprio non ti capisco. Perché Neil parla 72 lingue, ma nessuno va bene. No. Gatta. Ho trovato la maglia di Neil e vuole andare a dormirci sopra. Ciao, poi ti toglie tutti i peli con la spazzolina. Poi ti chiedono Neil al suo canale YouTube ma non carica video da anni, perché? Tu non ero nel mood giusto per filmare video? No, perché voleva diventare uno YouTuber, poi ho visto che non c'è riuscito. No, ho visto che c'è troppo lavoro per editare i video. E perché se non lo sapevi? Sto facendo così lunghi, mi... Ma va? E cosa pensavi che facessi? 4, 5, 6 magari, ore al computer ogni volta? Fai un piccolo vlog, metti caso, filmi un'ora. Ma tu per editare devi ricordare l'ora, devi guardare dopo i 40 minuti, devi guardare il mezz'ora, che alla fine arrivi a 3 ore di editing, 4 come niente. Ma scusa, non lo sapevi stando con me? Questo vi fa capire quanto tempo passavamo assieme nonostante abitassimo insieme. Che non so, cioè, scusa. E quindi ti sei reso conto che non puoi avere non sia era... un lavoro tuo no, che non era problema fare nel... video? Farti scherzi, non era problema nell'editing. Ma semplicemente non ero nel... Perché semmai andavo a fare vlog, video, cose così, lo faccio perché ero contento io e magari mi divertivo. Ma siccome questa cosa non c'era, ho lasciato stare. Poi magari in futuro ritornerò di nuovo a far video, magari sentirò, sarò contento, felice, avrò cosa condividere, allora in quel caso magari farò video, ma... Dici cosa filmi? Scusa, ma filmi che vai al lavoro, poi il ballo che balli tango, scusa, magari vogliono vederlo. No, preferisci fino a quando non diventi un ballerino provetto di sì, cibi, no? Quando, se mai mi vedrete saranno i video di YouTube di ballo di tango. Cercate Neil Tango. Mia family, questo era il nostro mukbang. Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi dire ancora che ne so io? Ti do la possibilità, visto che adesso hai finito di mangiare e riesci a parlare. È stato un piacere, grazie per la cena offerta da Kiss and Makeup 01. Mi raccomando, iscrivetevi, se no devo pagare io la cena. Che cretino. Detto ciò Dai, adesso torno a essere nervoso, emozionato.
Oh, facile così, uno sta zitto, poi uno si riesca da solo. No, per me è facile che sono abituata al videocamera, sono 5 anni che non c'hai sto coso puntato, capisco. Ah, perché era acceso, già cominciato a filmare? No, iniziamo adesso a rovistare tra la casa. Sempre il testing, dopo si fa il video. Ma questo era un testing, sì, era un antipasto. Per quello ho mangiato tutto, perché pensavo che andavo a vedere voi così. No, volevo dire una cosa intelligentissima, no! Si spegne il videocamera, ci metti 6 ore a parlare, santi Dio! È ritornata, allora non posso farlo più lo scemo. Vabbè che poi è ritornata, ero là che accendevo la videocamera. Cioè la videocamera e comunque è tornata, io sono quella cattiva che è cattiva nei video. Invece quello buono. Sì. ho notato questa cosa qui, questa connessione che c'è con gli iscritti, diciamo, perché tanti mi hanno contattato, mi hanno cercato di dare una mano. Ci siamo sparati? Hai detto quando ci siamo sparati? Separati. Separati, ah ok. Quando ci siamo sparati. Ah ok, quando ci siamo lasciati, ok. Hanno cercato anche di condividere un po' i loro problemi, cioè nel senso le stesse problematiche che avevo io con te, ed è stato bello perché comunque... E le raccontavi ai follower? Sì. Bravo, top! Vabbè, non so perché, ma certe volte mi immagino una scena del video che devo raccontare, che devo dire. Sì. Dopo accendi la videocamera, sì. Dopo comincio a parlare, diventa molto diversa la cosa. Beh, se un po' sembra... Succede anche a te? Sì. No? Vabbè, detto ciò sì, sono molto contento di tutti voi, siete un amore di persone, io non so. Adesso addio, strappalacrime. Ah! No, sono contento che Nicola abbia degli iscritti così preziosi, carini e che ci sono stati sempre d'appoggio sia quando facevamo i vlog assieme, poi anche quando ci siamo lasciati. Penso che comunque tanti hanno contattato lei scrivendo delle cose carinissime, tanti avete contattato anche me. Scrivendoti cose su di me non proprio bellissime? No, non so, sparo! Penso che quelli che quando eravamo assieme, dico, come si può stare con quella? Penso che, veramente? No, penso che quando ci siamo lasciati gli haters abbiano contattato te, secondo me, non lo so. Quindi questo è quanto mio family per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Spero che vi sia piaciuto l'ospite. Ringraziamo per la partecipazione, grazie, grazie. Noi ci vediamo, mi raccomando, come al solito domani, sempre puntualissime alle 17.30. Anche oggi cerco di darvi l'abbraccio, anche se da lontano. Abbraccio forte forte mio family, vi stringo, vi abbraccio forte 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 forte. Ciao.